Buongiorno a tutti, grazie per chi ascolta, vedrà il video e a chi mi legge. Grazie. Mi chiamo Francesca Dami, porto le voci di tutte le persone che hanno firmato in questi giorni la petizione popolare, sono 113. Sono un po' agitato, non è mio agio parlare in pubblico. Il 26 gennaio, 18 giorni fa, ho iniziato a raccogliere alle firme per chiedere a questa amministrazione quattro cose. Quella di poter essere informati sui progetti, quelli di poterli discutere pubblicamente come oggi, di poterci esprimere progetti, la parola è plurale, cioè progetti aperti, non un progetto, ma tanto. Di poterci esprimere in modo democratico, ordinato, con le nostre idee, e poi una volta perseguito un progetto di avere la più alta serietà e trasparenza nel concluderlo, nel renderlo efficiente, senza evitare incompiute sprechi di soldi pubblici, che ricordo sono i soldi prelevati dalle imposte da tutti noi, e arrivare quindi a delle soluzioni funzionali. Voglio solo dire questo, il primo giorno mi sono trovato da solo, poi tante altre persone mi hanno accompagnato non solo firmando, ma mi hanno accompagnato dandomi delle idee, facendo critiche, facendo domande. Giudici che non mi hanno parlato, quelli che poi parlano di ascoltare e capire, sono quelli che stanno su questi banchi. Perché? Io posso capire, sono un signor nessuno, sono solo un semplice residente, faccio una cosa da 18 giorni. Su via Paradiso vi voglio ricordare che la precedente assemblea è distante 14 mesi e poi mi vengono a dire che bisogna correre perché bisogna recuperare i fondi perché ora scadono le cose. L'ultima è 14 mesi fa, questo voglio solamente precisare. Due, dopo il silenzio da parte dell'amministrazione, tanti, non solo io, perché io sono insieme a tanti, si è avuta anche la presunzione di parlare per tutti. Il 23 gennaio di questo 23 gennaio 2016 il sindaco, insieme all'assessore Baudone, insieme ai due presidenti di Consulta, Cresia e Braga, sono venuti nella mia via. La mia via perché ci sto, non è che sono proprietario, giustamente. Di sorpresa quel giorno lì tutti erano d'accordo con lui, tutti su quell'unico progetto. Gli altri, niente. Ed è uscito sul giornale locale, sul comunicato stampa, in cui il sindaco che vedete qui dice tutti i cittadini sono con noi. Bastano 17. Sindaco, l'ha scritto lei, comunicato stampa. Ok. Lo potete trovare sul comune, le parole, io cito le parole testuali. I cittadini sono con noi. 17 residenti, un sindaco, un assessore, parlano per tutti voi, hanno già parlato per tutti. E hanno detto che quello è l'unico progetto. Tanto che con i sempre rivolti soldi delle imposte vi mandano una lettera a casa, vi dicono il progetto è l'unico, oggi se ne parla una volta per tutte. Ebbene, io credo che questa non è una metodologia giusta di confronto con i cittadini, perché non c'è un'apertura reale al dialogo. Terzo punto, dopo il silenzio, dopo che queste persone parlano per tutti, ti sbagliano. Chi la pensa contrario, ti vuole portare delle proposte, te lo scrivono, viene detto. Mandano a casa per l'assemblea pubblica e ti dicono siete dei disinformatori, campagne di disinformazione, alzatori di polveroni, che frasi ti ho sentite? Mi riferisco a tutte le comunicazioni, allora le parole alzatori di polveroni e disinformatori corrispondono alle parole di Alessio Cavalla nelle interviste pubbliche riportate in virgolettato. Gente che solo parla si riferisce il giornale della Nazione o il Secolo. Notato. Le parole gente che solo parla sono riferite alle parole dell'assessore
consigliere regionale Iuri Michellucci che in un post pubblico su Facebook ha dito che esprime il consenso così. Gente che sminuisce il lavoro della giunta sono risponde alla domanda. Chiudo, concludo e passo la parola. Mi sembra giusto precisare. Gente che sminuisce il lavoro della giunta sono attribuite alle parole del segretario di esteri del partito. Questo non sono attacchi personali, però vi voglio ricordare come vengono trattate le persone che hanno proposte alternative e diverse, come viene trattato il dissenso verso una proposta di questa città. E quindi con parole, io voglio solo ripetere, c'è un'unica frase che mi piace della lettera che ha mandato, quella di... è Tarzana che avanza lì. Quindi c'è un'unica cosa che va bene in quella lettera lì, quella di chiedere il confronto. Noi qui siamo tutti non perché vogliamo sentire la sua proposta, che è rispettabile, però come ho detto e come ci ho messo la faccia per 21 giorni io e tante persone vogliamo semplicemente che il suo progetto sia confrontabile ad altri progetti, perché la sua opinione, il suo modo di fare città è paritario a quello di altri. Lei è in carica all'amministrazione, ma noi abbiamo il diritto di poterci esprimere sui progetti. E se siamo qui apposta è perché è grazie a tutte le persone che hanno sostenuto il dibattito e siete stati chiamati qui a esprimere. Quindi do il parola, do con piacere la parola a Roberta per il progetto. La scelta è quella di rispondere a tutti gli interventi in fondo. Chiedo di rispettare i minuti per rispetto non tanto all'amministrazione quanto alle altre persone che vogliono intervenire. Adesso l'intervento non sarà del comitato De Bozza perché c'è un altro intervento sul metodo di Matteo Bellegoni. Quindi non siete voi a decidere interventi, ma oggi sono io. Sono appunti, io sono Matteo Bellegoni, sono il segretario del Partito Democratico a Parigi San Giovanni. Ritenevo giusto intervenire proprio perché abbiamo partecipato anche noi al dibattito su questo progetto. Due cose veloci perché poi penso che gli argomenti più tecnici sia giusto lasciarli a chi ha elaborato dei progetti alternativi su cui siamo